Buon pomeriggio, ore 18, puntuali, solito e consueto appuntamento. Come state? Io oggi è mio onomastico, ho ricevuto tanti auguri, quindi vi ringrazio e oggi ci dedichiamo ad un argomento che per me è anche un argomento nuovo, ma come tutte le cose vanno affrontate, che sono appunto i cambiamenti che le donne hanno. Intanto benvenuti alle persone che si incominciano a collegare. I cambiamenti che ogni donna, da una certa età in poi incomincia ad avere. Ospite della puntata di oggi, così come se avete visto le stories, una persona che ancora non conosco fisicamente, ma è come se la conoscessi. Lei è stata molto carina nella presentazione, delle stories che ha preparato ieri, per procedere all'appuntamento di oggi. Io la vedo collegata. Ed è con grande piacere che vi presento Laura Carlini di Menopausa e Bellezza. Eccoci qua. Ciao, 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 benvenuti. Eccoti. Ma buon Buonasera a pomeriggio, tutti, buon a lei e a pomeriggio. tutti. Come stai? Tutto bene, cara? Auguri da parte mia e da parte di tutti i presenti per il tuo Grazie. onomastico. Grazie mille, grazie mille. Infatti devo dire che oggi è stato un proseguo di auguri tra Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Quindi insomma, grazie veramente a tutte le persone, così come le persone che ci stanno raggiungendo nella nostra diretta. Grazie, Valeria, grazie, facciamo gli auguri a tutte le Valerie presenti. grazie. Assolutamente, anche perché ti devo dire che su questo ci sarebbe anche da argomentare una puntata e forse non basterebbe su quante persone ho conosciuto che chiaramente nel momento della nascita, siccome non sei tu che ti scegli il nome, ma sostanzialmente è qualcuno che lo sceglie per te, è incredibile come poi in alcuni casi quando vai a leggere un po' la storicità del nome, i personaggi a cui è legato, il significato del nome. Nel mio caso, come ho scritto proprio su Facebook, mi rappresenta perfettamente perché io, se c'è una cosa che odio, è la noia. Quindi ho sempre bisogno di fare tantissime cose e tu, infatti, nella presentazione l'hai detto, seppur non ci conosciamo, ne faccio veramente tante. E poi, ovviamente, sono caparbia, quindi le devo portare tutte a termine. Quindi non è che le faccio e le lascio in sospeso, no? Proprio del sud anche in quello e quindi determinatissima. Allora, dicevo che oggi sono in tua compagnia, che anche se non ci conosciamo fisicamente, però comunque è scoppiata tramite collegamenti di persone che comunque già seguivo su Instagram, siamo riuscite a trovarci e quindi è stato questo bellissimo incontro. In un momento della mia vita che sancisce, tra l'altro, come si chiama esattamente come il titolo del vostro profilo Instagram, Menopausa e Bellezza. Ed ero curiosissima quindi di fare questo incontro con te, perché al di là di tante truccatrici giovani, di persone di varie età che mi seguono, ho chiaramente un pubblico femminile, avendo un'azienda come Vore Makeup che va nella direzione non soltanto di aiutare le ragazze, o comunque le giovani leve professionali, ma di arrivare al B2C con un rispetto assoluto di quello che è la pelle e i cambiamenti che avvengono sulla pelle. Perché ne succedono di cose, Assolutamente. eh? Tu Infatti, come guarda, siamo tutte orecchie, ragazze, sentiamo tutti Laura Carlini, mi raccomando, siete pronte con la carta e penna, o quantomeno con il vocale per memorizzare quello che ci dirà Laura? Perché oggi è importante, eh? Sì, tutti i trucchi del mestiere, come affrontare questa menopausa, come farla diventare menopausa sì, ma più bellezza. Quindi la bellezza Ecco. deve stare. Tutto nasce dal fatto che non mi va giù, non mi andava giù come fosse affrontata la menopausa. Adesso i venti stanno cambiando, però non so se ti ricordi, quando Macron è diventato presidente della Francia, il Times ha scritto riguardo la moglie Barbie in menopausa. È vero. Solo perché era più grande di lui, perché è più grande di lui. Quando al maschile, al contrario, se l'uomo è più grande, questo non accade. Quindi questo Barbie in menopausa mi ha suonato proprio male perché
era veramente con un intento offensivo, ma la mia era proprio come il suono sbagliata, risposta sbagliata. E quindi non ci sono stata. Questo, e ho cominciato a fare tante considerazioni, una serie di motivi mi ha portato a questo, a me e a mia sorella. Abbiamo visto che in questo settore c'era poca competenza. Un po' questo, perché come sai qui sulla rete tutti si improvvisano, no? Ma soprattutto c'era pudore, vergogna, imbarazzo a parlare. Scusate, perché ho fatto, io ogni tanto faccio questa cosa quando vado a cliccare sul mi piace delle persone a salutarle. Scusate. La parola non andava proprio nominata, la parola menopausa è uguale fine, cioè io ti ho descritto come una donna piena di colori, no? E la menopausa invece vuole essere fatta passare come una cosa grigia. No, non è così, io voglio entrare nel mondo colorato anche in menopausa. Come cosmetologa, chiaramente, io approccio tutti i cambiamenti che avvengono sulla nostra pelle, in particolar modo sul viso, perché un po' perché è la parte che tutti vediamo. Io poi mi sono sempre occupata di trattamenti al viso fin da quando collaboravo col professor Bartoletti, perché è stata proprio una scelta fatta insieme. Che ci succede? Perché invecchiamo? Perché ci crolla la faccia? Perché ci vengono le rughe? I cambiamenti avvengono a prescindere dalla menopausa, cominciano un po' prima, no? Perché la pelle, perdiamo il grasso, il sebo, no? Questo antirughe tanto ambito dalle aziende, tutte che cercano di riformularlo, perché ci mantiene la pelle umettata. Quindi perdiamo l'idratazione, il metabolismo rallenta e queste nostre cellule che si affaticano non si riproducono più. E poi, importantissimo, soprattutto per chi vive in città inquinate come tutte e come voi, io e te, Roma Milano, sì, e la nostra pelle perde la capacità di proteggersi, quindi tu capisci, viene aggredita dagli agenti atmosferici, comunque nocivi esterni, non è più idratata, non è più protetta, non si riproduce più. È chiaro che poi ci vediamo il colorito spento, ci vediamo il viso che lo vale che ci crolla, ci vediamo le rughe. In più, come se non bastasse, in menopausa, che ci succede? Ci abbandonano gli estrogeni. Sì, direi che questi alti e bassi, queste cunette, proprio in questa oscillazione su e giù e su e giù, mi sento molto Mary Poppins. Ci mettono proprio il carico questi estrogeni che se ne vanno, quindi vanno proprio a svuotare l'impalcatura della pelle. Noi abbiamo queste fibre di cui sentiamo sempre parlare, collagene e elastina, sono fondamentali perché sono quelli che ci danno la polpa proprio. La capacità. Senti Laura, a questo proposito poi ti farò proseguire, no? Però è una domanda, anzi, mentre io pongo una domanda, signore e signori che ci state ascoltando, ma soprattutto donne che ci state ascoltando, e che quindi volete formulare una domanda a Laura, perché appunto abbiamo il piacere di averla qui con noi, quindi approfittiamo. Ricordatevi che potete o scrivere direttamente lì dove salutate, oppure c'è un apposito spazio dove voi potete porre una domanda che io posso rigirare all'ospite. Quindi utilizziamolo, questo canale. E io ho una domanda a tal proposito. Prego, che mi incuriosisce. È chiaro che lavoriamo in un contesto dove quello che è il mondo della skincare, visto in tutte quelle che possono essere le sezioni anagrafiche, quindi ti dico da un punto di vista professionale, quando sono sui set dove mi può capitare la modella ovviamente di 15 anni, con delle problematiche legate ancora all'adolescenza, no? Per cui sembrano così grandi quando le trucchi, però poi sono... O dopo a toccare con mano proprio. Esattamente, fino poi ad arrivare magari invece a dei personaggi, quindi delle attrici che hanno delle esigenze diverse, ognuno col proprio tipo di pelle, quindi dalla pelle secca alla pelle grassa, ed è ovvio che questi cambiamenti di cui parli tu, ne parliamo in generale, però poi sezionando, se ci fosse tempo, mi rendo conto che ovviamente poi l'individuo... Cioè io che per esempio ho avuto sempre una pelle grassa, fortunatamente a 50 anni adesso si è ridotta diciamo l'azione di produzione delle ghiandole sebacee, si sono date una normalizzata, quindi non escono più quei brufoli antiestetici come poteva essere a 15 anni, o comunque hanno costellato per lungo tempo la mia vita, e quindi sostanzialmente però
la pelle rimane ben umettata proprio perché è una pelle grassa, e quindi oggi mi reputo fortunata rispetto chiaramente ad una pelle secca, perché fortunatamente, voglio dire, il filtro sono gli occhiolini, ma la pelle, per come la vedete, è la mia pelle, cioè non è una foto, quindi non c'è Photoshop. Detto questo, la domanda è, visto che si parla tanto in questo momento di integratori a base di collagene e di elastina, quindi non solo prodotti che possono essere dei sieri o dei riempimenti, come dicevi tu, ma qualcosa da bere, se hanno un valore o no? Perché io ancora me lo chiedo, visto che si dice di tutto e di nulla. Allora, c'è stato il grande boom degli integratori. Ancora siamo sulla scia, quindi proprio le sostanze che ha detto, la terza è l'acido ialuronico. E la nuova scuola, la nuova tendenza, la nuova corrente, i nuovi studi, perché tutto è basato su studi fatti, è che il nostro corpo, non solo la pelle ha bisogno di collagene, non solamente la pelle ha bisogno di acido ialuronico. Quindi se noi integriamo, e comunque l'integrazione andrebbe sempre fatta sotto un minimo controllo medico, anche in questo caso, prima della pelle arrivano altri organi prioritari, a cominciare dalle ossa e dalle articolazioni. Chi è che non ha l'articolazione usurata, priva di acido ialuronico, carente quantomeno? Ecco lì che prima che arrivi alla nostra pelle, il nostro corpo se la chiappa. Quindi, per carità, un minimo di risultato c'è, ma è molto relativo. Infatti, come immaginavo. Come avrei visto anche dal punto di vista commerciale, si è un po' abbandonato il discorso di integratori, quando invece una decina d'anni fa c'era stato proprio questo boom. Perché si è visto questo. Integrare, quindi, come facciamo? Dall'esterno di sicuro, e poi aiutiamoci con lo stile di vita, perché è questo che è stato messo a fuoco. Noi siamo il prodotto del nostro stile di vita, quindi a cominciare da come mangiamo, la nostra pelle è in stretto contatto con quello che noi mangiamo. La nostra pelle è fatta di proteine. Quindi queste proteine facciamogliele arrivare dall'interno. Anche questo, Laura, devo dire, io per esempio sono una che la carne praticamente non la mangia. E se la mangio deve essere proprio, sai, fatta a regola d'arte, perché oggi non posso andare neanche, voglio dire, come chiunque di noi, in una bella ristorante a mangiarti una bella bistecca quando ne hai voglia. E la carne cucinata a casa, devo dirti che non è che mi faccia impazzire. Per cui io preferisco sempre procedere con un'alimentazione dove quotidianamente non mi manca mai il riso, perché io non mangio pasta, ma per scelta, non perché abbia un'intolleranza, ma proprio perché comunque il riso, avendo vissuto per tanti anni all'estero, da questo punto di vista non sono attaccata allo spaghetto italiano, ma sono invece molto più attaccata al riso. Quindi proprio il riso io lo amo in tutte le salse, estate, inverno, in tutte le maniere. Poi mangio moltissimi legumi, mangio due volte a settimana, quindi in totale due uova, e poi il mio praticamente base è costituito dal pesce. Ora, è proteine chiaro... perfette. Come? Proteine perfette. Ora però la mia domanda è, e anche qui so già che mi risponderai ovviamente, non è che dal vaso di Pandora puoi tirare fuori la risposta perfetta, però mi chiedo quello che uno su cui uno si documenta. Il pesce è chiaro che notoriamente sono proteine perfette, però c'è anche da dire che quando ti addentri in quelli che sono gli studi su quello che contiene oggi il nostro pesce, a partire purtroppo dal mercurio e quant'altro, io mi chiedo, mentre cerco di fare del bene, quanto male mi sto facendo? Sì, guarda, è un argomento sul quale discuto spesso, perché io invece ne mangio poco di pesce, proprio perché ho questo timore, e più che altro lo avverto, quando ne mangio troppo il mio corpo me lo dice, proprio con eruzioni cutanee, poi sai, ogni persona ha una reazione diversa. Quello che ti posso dire però, l'alimentazione va bene, integriamo tanto con la frutta secca, perché lì c'è un altro contenuto. Quella di notte, io di notte, cioè intorno alle 11 mi faccio una mangiata di... Sì. C'è l'apporto proteico, così come i semi. Non a caso sono stati introdotti. Però ti dico una cosa, nella mia esperienza di contatto col pubblico come cosmetologa, quando mi arriva una persona che mangia pochissime proteine animali, la pelle lo dimostra. Ma anche ragazze giovanissime, la prima domanda che faccio in questi casi è:
ma tu cosa mangi? Già sapendo quello che poi mi stanno per rispondere. Le proteine servono, la nostra pelle è fatta di proteine. Infatti la nuova cosmesi punta sui peptidi. Avremo sentito, adesso non voglio entrare nel complicato, però questa parola peptidi, anche Sì, nel certo, quotidiano, conosco bene. si comincia a sentire. Perché il cosmetico che funziona è il cosmetico che contiene peptidi, che sono frazioni di proteine, sono piccoli pezzetti di proteine che riescono a parlare con la nostra pelle. Ecco quindi che la pelle lo riconosce e il cosmetico funziona. Proteine quindi sempre. Che poi non vuoi mangiare la carne, va benissimo, non è che arrivano solamente dalla carne. Poi nella carne andrebbero mangiati i nervetti, i grassi per fare una cosa fatta bene, no? Si fa proprio il brodo di grasso, si faceva una volta il brodo di tendini proprio per dare questa sostanza. Comunque, senza arrivare a questi estremismi, non vuoi mangiare carne, va bene, integra tanto con parecchi legumi, ma soprattutto frutta secca, pesce, uova, chiaramente, un po' di formaggio se tu sei una persona che lo tollera e i semi. Bene, bene, quindi avete capito, donne, questo deve essere uno Mangiare varia. stile di vita, quindi una buona cucina. Fortunatamente, voglio dire, in Italia, Made in Italy non ci manca, quindi se stessimo facendo questo discorso in America, Un'altra un dieta. problema me lo creerei, avendo vissuto lì, quindi avendo mio figlio adesso che vive lì e quando poverino, guarda quella colazione si mette a piangere, no? Perché voglio dire, non ritrova quello che per un italiano invece è la quotidianità, no? Quindi quantomeno gioiamo nella nostra quarantena di essere chiusi in casa, ma quantomeno gusto italiano. Comunque, a proposito di quarantena, mi ricollego allo stile di vita. Un'altra cosa fondamentale che ci sta mancando tantissimo è l'attività fisica. Guarda, scusami, mi sono messa gli occhiali perché abbiamo l'onore di avere il mio maestro in linea, Stefano Anselmo. Stefano, ciao. Buonasera. Stefano si scrive: ciao Valeria, come stai? Sento che parlate di cibo. Io sto facendo gli agnolotti e non mi posso fermare. Bravo Stefano! Arriviamo da te, agnolotti fatti in casa. Scusa, ma è sempre un'emozione perché io porto un grandissimo rispetto per quest'uomo che ha creato proprio il make-up in Italia. Non solo lui, ovviamente, però insomma, è sicuramente la persona che in questo momento rappresenta proprio il Made in Italy nel mondo, per quanto mi riguarda. Quindi ci aspetti e noi veniamo, Stefano, in questo momento ti stringo da lontano, ma arrivo presto da te. Scusami, Laura, era Ma figurati, dovuto. è un piacere, anzi, ho mandato i miei saluti, poi quando si parla d'agnolotti ci inchiniamo tutti. Vero? Gli agnolotti va sempre bene. No, Quindi stavo abbiamo già dicendo che affrontato questa parte da un sulla punto di vista pelle. alimentare. Invece, ti faccio adesso un'altra domanda, perché per esempio io la frutta sono abituata a mangiarla lontano dai pasti, no? Perché si è sempre detto che la frutta al di là dell'ananas fermenta, io sono una molto attenta con l'alimentazione, perché devo dirti che ho sempre fatto sport. Ultimamente non riesco a fare lo stesso sport che facevo prima, non tanto per una questione di tempi, ma perché ho un problema in questo momento nella parte lombare della schiena e quindi devo stare molto attenta. Avevo iniziato a fare dei trattamenti con l'osteopata e chiaramente causa Covid in questo momento sono bloccata, però insomma anche da sola mi muovo cercando comunque di mantenermi in allenamento. Rispettando Esatto. indicazioni che tu. Esatto, proprio perché per una persona come me che ha fatto 12 anni di danza classica, atletica leggera, tanti, tanti, tanti sport da un punto di vista anche, voglio dire, agonistico, è chiaro che ho un rapporto con il corpo, insomma, dove mi piace mantenermi in linea. Perfettissimo. Ok, quindi ti dicevo, la frutta che appunto poi se mi sveglio la mattina non ne ho voglia, metà pranzo, ma a metà colazione, metà mattina riesco a mangiarmi o la mela o il kiwi, una banana, quindi un frutto. Ma in generale io quello che adoro sono le centrifughe, quindi con il mio estrattore la mattina mi faccio proprio finocchi, ribes, faccio di tutto. Quindi oltre al discorso alimentare, idratare, e quindi va bene, i 2 litri d'acqua al giorno minimi li sappiamo, immagino che lo Passo alle sappiamo giuste tutti. porzioni, farà frutta e verdura. Ecco, quindi voglio dire, se io per esempio no, riesco, anche se non mangio la verdura, e quindi chi come me
però riesce a compensare con un bel estratto tra verdura e frutta. La Anche pelle ti quello. ringrazia di sicuro. La pelle non può che ringraziarti. Io non sono nutrizionista, non sono medico, in genere di questo se ne occupa mia sorella, però stando con lei ormai le cose le so. Ma anche in questo ci sono scuole di pensiero. Chi dice frutta no perché troppi zuccheri? Chi dice frutta sì perché sono zuccheri naturali? Io faccio parte di questa categoria, nel senso che io mangio tutto ciò che offre la natura. Se apri la mia dispensa non trovi niente di, se non la pasta, chiaramente, non trovi niente, biscotti, crackers, niente, perché faccio tutte cose in casa. Mi piacciono proprio gli alimenti naturali, della natura, quello che noi troviamo. La frutta fa parte di questo, quindi io la mangio quando ne sento necessità. Io non mi preoccupo se è dopo pranzo, non mi preoccupo se ne ho mangiata troppa. L'importante è mangiare, mangiare frutta, mangiare verdura, ricche di fibre, ricche di acqua. Le centrifughe, le fibre le perdono, però comunque tutte le sostanze ci stanno, quindi fibre, acqua, vitamine, minerali, va benissimo. La pelle non può. Vediamo se riusciamo a riprendere la connessione con... Eccoti, sei Sì. tornata, sei rientrata. Bene, non avevo sentito l'ultima parte, però spero Sì, che gli altri... insomma, non ce le facciamo mancare perché ci forniscono tutti gli oligoelementi che ci servono, i minerali soprattutto, le vitamine, acqua, fibra. Bene, 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 bene. Al di là di questo, mi piace sottolineare con te anche quello che... In questa fase io sto riscontrando, no? Quindi ne parlo con te proprio come una chiacchierata che magari però può essere di aiuto ad altre persone che magari hanno vissuto la mia stessa esperienza. Allora, al di là chiaramente delle cosiddette caldane, dove ormai lui è il mio fido amico che non mi abbandona mai. Quindi Guarda, dirette, non dirette, quando arriva, ta-ta, e risolviamo. le signore che seguono il nostro profilo si chiamano fan ladies, le signore col ventaglio, Hai perché capito? portano acqua Ecco, di cucina. perfetto. Quindi capi, perché ogni tanto mi dicono, Valeria, hai caldo, no? Perché quando faccio le dirette, ogni tanto vedono che mi sventolo e dicono, no, non è che fa caldo, è che io ho caldo, è un'altra cosa. Ma detto questo, no, la domanda invece era, chiaro che il mio ginecologo, in una fase in cui appunto l'anno scorso ho incominciato ad avere i primi segnali, poi insomma a settembre da un nuovo controllo, abbiamo verificato che comunque l'andamento, seppure io ho 49 anni, comunque rientra in una percentuale di donne che un pochino più anticipatamente rispetto a quella che è la media dei 52 entrano in questo periodo della menopausa. Le prime volte, sempre per attenuare la sensazione delle caldane, o piuttosto comunque anche tutto quello che è secchezza in generale, no? Perché Certo, è comunque una delle incominci prime conseguenze. esatto, secchezze delle varie mucose, no? Che tu te ne accorgi, perché io per esempio non ho mai utilizzato, che ne so, dei colliri per umettare la cornea e incomincio ad averne necessità. Bocca, ogni persona poi ha la sua e vagina. Esattamente, esattamente. Vediamo, c'è una persona che ci scrive e ci chiede: io ho caldo e freddo contemporaneamente. Guarda, Marianna, non me ne parlare, non me Perché ne non c'è proprio parlare. più, non, la pelle, il nostro corpo non riesce a regolarsi, a mantenere l'equilibrio termico. Quindi passiamo da una grande sudata all'aver freddo, Esattamente, soprattutto la notte. esattamente, soprattutto la notte, che voglio dire, infatti ho le mie belle magliette sistemate lì perché ormai ho riscontrato il time, no? Intorno all'1:30 c'è la prima, poi c'è quella delle 3:30, poi le 5:30, poi le 7 mi sveglio. Quindi voglio dire, ormai non riesco a fare un sonno unico perché è frammentato chiaramente dalla necessità di dovermi cambiare. Però no, ti volevo chiedere... Nel momento in cui hai incominciato a prescrivermi delle prime pasticche per aiutarmi in questa fase, le prime pasticche erano i vari, diciamo, le varie alternative omeopatiche a quello che può essere invece un vero e proprio medicinale che poi invece cerca di bilanciare quelli che sono gli estrogeni che tu appunto vai a perdere di cui parlavi. E ti devo dire che ne ho provati due o tre.
E voglio dire, questo estratto di Vite Rossa, perché poi mi sono documentata che dovrebbe essere proprio questo estratto che viene naturalmente tirato dalla Vite Rossa, che dovrebbe essere un anti, diciamo, qualcosa che ti tutela da questi sbalzi di temperature, sbalzi di umore e quant'altro. Per un periodo ha funzionato, dopo un po', secondo me, il corpo si adatta e quindi, come qualsiasi cosa, non ha più lo stesso valore. È vero, è una sensazione, un effetto placebo del cervello. Allora, non esistono regole. Proprio ne parlavamo giorni fa in una diretta che abbiamo fatto. Non esistono proprio regole. Innanzitutto, ogni donna ha il suo modo di reagire. E comunque gli integratori in questa fase, soprattutto questi che vanno a mimare un'azione ormonale, perché parliamo sempre di prodotti vegetali, cosiddetti fitoestrogeni, che hanno una struttura simile agli ormoni. Non è che tutte le donne li possano utilizzare indistintamente. Anche lì occorre sempre un consiglio medico, che poi il paradosso è che tu li trovi anche al supermercato. Esattamente. Però tante donne poi hanno dei problemi con questi integratori. È ancora in discussione, in studio da parte dei ginecologi, il collegamento con l'insorgenza del tumore della mammella. Ripeto, E infatti qui sarebbe arrivata la mia prossima domanda. Ok. io non sono medico, quindi non ho nessuna No. voce autorevole Però su. stiamo facendo una chiacchiera e ci stiamo documentando almeno sulle informazioni che già ognuno di noi ha. Rispondo però come utente donna col tumore al seno, su questo posso parlare. Allora, per quanto riguarda farmaci integratori, sono totalmente vietati, però io mi sto muovendo come cosmetologa, sto cercando, anzi te lo chiedo pure a te che sei in questo settore, sto cercando studi sui cosmetici che contengono i fitoestrogeni, che sono tantissimi, tante creme proprio vendute commercialmente da tantissime aziende, contengono estratti vegetali che vanno a mimare l'azione estrogenica. Ma se io, come tantissime donne, ho questo problema, ho avuto un tumore al seno, ce l'ho, ma questi cosmetici, che comunque la pelle è un organo che fa assorbire, c'è cioè uno scambio, c'è cioè una forma di penetrazione, Certo. li potrò usare? Sto chiedendo, credimi, a cosmetologi in tutta Italia, non ci sono ancora, non sono riuscita a trovare. Sono andata anche in centri oncologici seguiti da dermatologi, non sono riuscita a trovare studi fatti sui cosmetici. Allora, io posso, da questo punto di vista, credo che tu abbia seguito qualche altra mia diretta e quindi qui entro prettamente in un campo a me molto vicino. È qualcosa su cui ho lavorato veramente negli ultimi 2 anni in maniera fortissima proprio per arrivare a meta. Allora, devi sapere che io ho perso sia la mia mamma che il mio papà con un tumore. Me ne hai Quindi, parlato. all'età di praticamente 40 anni, quindi quasi 10 anni fa, già il ginecologo mi aveva detto, essendo tra l'altro una fumatrice, quindi ahimè questo vizio ce l'ho, E questa è la però prima cosa che ti chiedono. principalmente ormai sono passata alla sigaretta elettronica, però almeno quelle 3-4 del caffè della mattina, il dopo pranzo, il dopo cena e se si va fuori una quarta, io me la devo fumare. Boh, detto questo, che anche lì c'è una, apro e chiudo l'argomento, il mio ginecologo è molto smart, mi dice sempre: guarda, sarà vero che la sigaretta fa male ed è ineccepibile, no? Non è che si può dire che la sigaretta faccia Vabbè, bene. più che Però provato. è anche vero che per un tabagista, cioè colui che comunque ha iniziato a fumare, come nel mio caso, a 16 anni, Molto e quindi giovane. hai oltre 30 anni in cui hai fumato, e quindi è una dipendenza, sostanzialmente è una dipendenza, e nel momento in cui tu accendi la sigaretta hai anche un'azione per il cervello di rilassamento. Dice, Allora, siamo sulla bilancia. ecco. Nel momento in cui lui dice tu dovessi completamente eliminare tutto questo, ma proprio da un punto di vista proprio psichico, i danni sono forse ben Perfetto. maggiori. Ecco. Sì, ci vuole il buon senso in tutto, infatti questa è un'ulteriore conferma. Ora, quindi, la domanda che ti stavo ponendo appunto era questa. No, ti stavo parlando di quella che è stata un po' la Sì, mia questa è stata ricerca a proposito di l'esperienza. come dicevi tu.
Quindi praticamente a partire dai 43-44 anni mi hanno cominciato a consigliare di fare chiaramente la colonscopia, proprio per verificare se insomma era tutto a posto, visto che c'è appunto una genetica che potrebbe riprodursi di nuovo come è stato per i miei genitori. Facendo l'ultima colonscopia un paio di anni fa, proprio dall'esame istologico, mi hanno tolto due polipi proprio all'interno del colon e tutti e due chiaramente risultavano positivi. Quindi adesso, tra un paio di anni, lo dovrò rifare per mantenermi sempre in allerta. E quello è stato il momento in cui, cara Laura, io ho deciso di dare una sterzata importante alla mia linea di make-up, quindi anche alle persone che sono collegate in questo momento e magari non lo sanno. Questo è un argomento utilissimo invece. Ecco. Sono contenta che ce lo racconti. Esattamente. Allora, io è vero che sono una make-up artist di fama internazionale, seguito diversi personaggi, personal di Donatella Versace per tanti anni, ma sostanzialmente dal 2013 effettivamente sono titolare della mia linea make-up, che dal mio profilo, per le persone che vogliono documentarsi, potete andare anche a vedere il profilo VOR Makeup, che è appunto il sito dell'azienda. Detto questo, la mia, due anni fa, la mia volontà è stata quella di trasformare tutti i miei fondotinta, che già avevano una lista inci nobile, ma che contenevano pur sempre il silicone, di dare appunto una direzione green importante, ma senza cercare di modificare, come purtroppo, attenzione signore, io non voglio essere né sprezzante nei confronti di quelli che possono essere altri brand, ma in generale vi dico state molto attenti, perché fatta la legge, trovato l'inganno per molte cose, perché ci sono delle percentuali di prodotti che molto spesso se sono sotto una determinata percentuale insomma le aziende non necessariamente devono scrivere, e quindi voi non sapete realmente cosa c'è dentro il prodotto, e questa è la prima cosa. E secondo, spessissimo, se non si vengono definiti come parabens, siliconi, ma vengono definiti come termini scientifici ben più importanti e difficili, esattamente come quando si esce dal medico e dice ma che cosa c'è scritto, no? Perché tra come scrivono e tra quello che scrivono, voglio dire, ci vuole proprio una laurea, quindi ci vuole qualcuno che lo reinterpreta quello che è stato scritto. Beh, detto questo, Laura, io ho iniziato due anni fa a lavorare sull'eliminazione anche del silicone, perché tutto ciò che è cosmesi decorativa, e quindi la differenza tra cosmesi e cosmesi decorativa è che la cosmesi, chiaramente, tutto ciò che riguarda il mondo delle creme, la cosmesi decorativa è tutto ciò che alle creme viene aggiunto il pigmento, e quindi entriamo nel mondo del make-up. Ecco, questo per dare un'idea che la cosmesi decorativa è formata da due elementi importanti. Uno è tutto il mondo della cosmesi, che chiaramente ce lo riportiamo perché abbiamo bisogno di emulsioni, abbiamo bisogno soprattutto per il fondotinta, no? Di creare un bilanciamento tra varie sostanze. Ma pur sempre poi va inserito il pigmento. Ora, nel caso della mia linea è già una pigmentazione altissima, perché io sono l'unico brand italiano che ha comunque una pigmentazione a quasi il 60%, esattamente il 57,9%. Questo cosa comporta? Come, Laura? No, infatti l'avevo letto sul tuo sito, una percentuale altissima. Altissima. Chiaramente è un prodotto che va saputo usare. Noi infatti creiamo anche sul sito degli auto-use per far vedere quanto prodotto in base al tipo di pelle, in base all'età, in base alle macchie che hai, in base alla grana, insomma in base a una serie di circostanze. C'è un test che si chiama Skin Match Tone, che ti permette di verificare qual è il fondotinta ideale per la tua pelle tra quelli nostri. Però per dirti che proprio quest'anno, se non fosse stata causa Covid, chiaramente, che non mi ha permesso di poter ampiamente trasferire alle mie clienti, ai negozianti che si fidano del mio prodotto, e ai vari truccatori che hanno gli studi make-up indipendenti, che finalmente sono riuscita a eliminare anche i siliconi dal mio fondotinta, quindi ormai il mio fondotinta viaggia senza parabens e senza silicone. E questo già ha un valore. Ma a questo sono riuscita ad ottenere una certificazione
dove praticamente il mio fondotinta può essere utilizzato da tutte le donne, ciao Gaia, benvenuta, da tutte le donne che in questo momento stanno soffrendo di un'attività cancerogena sul loro corpo, ovunque sia situato, e quindi sia in presenza del cancro, sia in presenza di azioni come la radio e la chemioterapia, che in molti casi non puoi utilizzare, esatto, non puoi utilizzare i cosmetici. Non li toglieri proprio in molti casi. Esattamente. La mia felicità è stata proprio quella di poter creare un prodotto che oggi invece sono fiera di poter argomentare in questa direzione. Credo bene, è richiestissimo, infatti devi proprio diffonderlo nei centri oncologici perché sono proprio cercati, ricercati, ambiti questi prodotti. Esatto, allora c'è una domanda, la coloscopia la facessi perché avevi avuto un dubbio, esempio per sangue nelle feci in via preventiva? Sì, Mary Blunotte, ti rispondo alla domanda dicendoti che ho fatto chiaramente, la prima azione è stata richiesta, è stata quella di fare l'esame delle feci. Ho ripetuto il test due volte perché il primo era risultato positivo e l'abbiamo rifatto proprio per valutare. C'è Tiziana, che la salutiamo, che ho avuto il piacere di conoscere tramite te. Non ci conosciamo direttamente con Tiziana, quindi Tiziana è un piacere conoscerti. Ovviamente piacere di avere una collega che anche lei, insomma, lavora in una direzione proprio dell'eccellenza. E quindi ti confermo, Mary Blunotte, che poi chiaramente la colonoscopia è stata richiesta a seguito di due esami che erano risultati positivi. Quindi, insomma, per concluderti, oltre ad avere un prodotto che ha un 60 SPF solare, essere waterproof, cioè tu entri in acqua e il mio prodotto non si schioda, non si muove, puoi scegliere tu quanto utilizzarne perché lo puoi miscelare a crema e quindi da un prodotto puro, molto coprente, può diventare una BB cream e lo puoi utilizzare con la tua crema giornaliera. Così tra l'altro non hai neanche il problema di capire se quel prodotto va bene o non va bene. Figurati, grazie a te. Oltre chiaramente a tante altre valutazioni, tipo il fatto che utilizzo solo cera alba e cera carnauba, che sono due cere naturali, quindi danno una fragranza, una profumazione che non è artificiale. Tu sai bene che anche lì purtroppo ci sono molte intolleranze e allergie dovute proprio ai profumi. Sì, sì. E anche immagino che con la menopausa, perché io me ne sto accorgendo, anche con la menopausa si è molto più sensibili alle profumazioni e a quello che ne deriva. Esatto, non è per tutti, però per tante persone si sviluppano allergie, forme di sensibilità che magari per tutta la vita non si sono mai presentate. È tutto un cambiamento ed è tutto soggettivo. Dei dati sono comuni, come quello che vi ho detto prima per quanto riguarda la pelle, il fatto della tendenza di ingrassare, di mettere questo grasso nel punto vita, perché gli ormoni anche lì stabiliscono dove deve andare a mettere il grasso. Quando sei in età fertile te lo fa mettere sui fianchi, poi non sei più fertile, quindi spostiamo zona e dobbiamo stare attenti a lavorare su tanti fattori. Però se noi conosciamo quello che ci succede, se capiamo quello che avviene nel nostro corpo, possiamo agire di conseguenza. Dico, ok, mi succede questo, cosa posso fare? Questo. Sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te. Contenuto proprio, cerchiamo di dare delle indicazioni basate su fondamenti scientifici e su pratica, esperienza e competenza, in modo che le persone siano in grado poi di applicarli. Sul viso si possono fare tante cose, insomma tu sei la prima ad insegnarmelo, perché come consulente d'immagine, come visagista, non solo come make-up artist, conosci molto bene la pelle, ci lavori sopra, quindi sai riconoscere, come dicevi prima, dalla pelle giovanissima alla pelle matura. E ci sono dei punti su cui dobbiamo proprio insistere, devono essere proprio dei punti fermi, non bisogna dire di no come se fossero delle medicine. Non è carino il confronto, però no, e infatti guarda, costanza, però si ottengono i risultati, quindi ci vuole impegno all'inizio, perché tu devi essere duro, perché i risultati diamoglielo qualche giorno prima di vederlo, no? Quindi devi lavorare proprio a testa bassa per un paio di settimane, poi dopo, alla seconda settimana ti dici, però
qualcosa sta succedendo sul mio viso, e allora vai di che è una bellezza. Cosa dobbiamo fare? Infatti, ieri, nella puntata di ieri, dove ospite è stato un mio carissimo amico Angelo Cruciani, che è diventato, insomma, un personaggio, al di là della sua bravura nel mondo del design, ma diventato famoso grazie a questo programma andato su Netflix, che è Next on Fashion, dove lui appunto era l'unico italiano partecipante. E ieri ha voluto sapere da me, a proposito appunto delle rughe che si formano sul viso, quali sono appunto gli accorgimenti, per esempio, che io utilizzo anche, no? E io ho un'abitudine... Come? L'ho visto ieri, infatti. E io ho una sana abitudine, che però è una sana abitudine, lo dico per tutte le donne che ci ascoltano, dove bisogna prestare massima attenzione, perché tutto ciò, e apro l'argomento, che è la ginnastica facciale, ha un valore enorme, enorme, perché ricordatevi che sul viso è la presenza maggiore di muscoli rispetto a tutto il corpo. Quindi vi ho detto tutto, sono piccoli ma sono tantissimi. Quindi allenarvi. Poi andiamo in palestra, ma per il viso no, quindi ecco. Allora, ci sono degli esercizi che sono molto utili, e ieri ne ho fatto vedere qualcuno insieme ad Angelo, che magari li facciamo vedere anche alle donne che sono collegate, perché può essere comunque quei 10 minuti di routine giornaliera che uno, anche stando seduto, le fa, porta sicuramente nel tempo un risultato, perché sono muscoli. Quindi come si allena un braccio, un bicipite, un tricipite, un addominale piuttosto che un quadricipite, lo si può fare con il viso, e risponde alla stessa maniera sostanzialmente. Però quello che dicevo è importante, che quando lo si fa, ma figuratevi, grazie a voi, quando si fanno questi esercizi è fondamentale non dimenticare che qualsiasi cosa si faccia a livello di contrazione muscolare può creare un problema alla schiena. Quindi mi raccomando, la posizione è fondamentale, soprattutto per alcuni che vi faccio vedere adesso. Per esempio, per tutto quello che riguarda la parte, diciamo, del cedimento, no? Sul collo, che sappiamo essere, per quanto possano esserci trattamenti, dalla chirurgia plastica a quelle che possono essere sieri importanti, trattamenti estetici fatti nei centri medici estetici. È la pecora nera della medicina estetica. Hola. Quindi sappiamo bene che, ti devo dire, apro e chiudo, che secondo me uno dei trattamenti migliori, almeno che io ho visto fare anche su delle mie clienti, oltre ad averlo provato anche io, è sicuramente il PRP. Perché il PRP ha realmente questa piastrina, questa pappa piastrinica, ha il suo perché quando lo lanci, solo che ne devi fare chiaramente anche le diverse. Devi fare coordinazione, però quello non ha controindicazioni, quantomeno, quindi lo puoi fare tranquillamente, se sei un soggetto che non sta vivendo patologie. Esattamente, soprattutto se ha un rapporto con l'ago, al di là poi che insomma non ti fa impressione perché sono dei microaghi, quindi comunque no, c'è gente che ha anche quel limite. Bene, però ritorniamo alla nostra ginnastica. Per esempio, per stimolare questa parte del muscolo qui, quindi tutto quello che è il cedimento di questa zona, un esercizio importante è, sempre stando bene attenti a non sforzare sulla zona cervicale, perché chiaramente questo movimento crea un controbilanciamento proprio qui dietro. Quindi la cosa importante è stare seduti comodi in una posizione dove le braccia riescono ad essere poggiate o su un tavolo, quindi non dovete essere sospese, dovete tenere il collo mentre lo fate, le braccia devono essere appoggiate su un tavolo, proprio per avere la posizione perfetta in cui la schiena non ne risente. Quindi da questa posizione, appoggiati, ripeto, su qualcosa, non facciamo altro che portare il labbro inferiore sopra il labbro superiore, proprio così. Se mentre lo fate bene, vi articolate, lo fate bene, sentirete come lavora questo muscolo. Ma sentirete anche quello che vi dico sul collo.
Sì, perché sennò Quindi, vai dietro. bravissimo, perché dovete stare, comunque non lo potete fare così, ma lo dovete fare leggermente sollevato. Quindi è fondamentale la tenuta del gomito e la tenuta del collo come primo esercizio. Secondo esercizio importante è amplificare le vocali, e questo è molto importante per il codice a barre e per la distensione di tutto il lips contouring. Quindi le vocali le conosciamo tutte, ma cercate di farle proprio alla meridionale, aperte. C'è proprio una Visto da bella una A, siciliana. una bella E, la I, la O, vedete come si muove, e la U. Quindi quando lo fate a livello anche musicale, le mettete insieme, vedete proprio che la bocca necessariamente deve muovere una serie di muscoli. E Tra anche l'altro quello, scarica anche la tensione, aiuta assolutamente tantissimo sì. proprio a rilassare, ha proprio tutta quanta la parte superiore. Assolutamente sì. Così poi come per tutta quella che è la zona invece che riguarda le I guance, bellissimi soprattutto zigomi. lo zigomo, che ecco, io li dico, io sono del sud e fortunatamente questo è osso, e quindi insomma sono aiutata dal fatto che la pelle è poggiata su un osso che Tu sostanzialmente senza gli dà una fiato. grande mano d'aiuto, e quindi su quello purtroppo, ecco, io sono salernitana. Bene, 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 Marianna, bene. E quindi, per esempio, un altro esercizio importante è proprio quello con le dita di capire dove avete proprio il vostro muscolo, che quando ridete o vi muovete lo sentite questo muscolo qui. E basta fargli proprio dei movimenti come se stesse impastando, chiaramente non forte, ma con una tonicità che permette proprio mentre pizzicate e puntate verso l'esterno di fare questo movimento, come se stesse rullando il muscolo, perché si parla proprio di una rullatura del muscolo. Ma il Quindi, bello della ginnastica facciale è che tu non devi andare a rubare tempo durante la giornata, perché lo fai pure mentre guardi la diretta, per dire, oppure mentre ti guardi la televisione. assolutamente, Lo puoi fare in qualsiasi momento, quindi ricordiamocelo. esattamente, ricordiamocelo. Poi per la glabella, questo è molto divertente perché ci sono chiaramente due tipologie di rughe che si formano sulla fronte, che sono un po' determinate dal carattere di ogni persona. Primo è il corrugatore. Quando siamo le persone molto pensierose, formano questo mostro qui. Mentre invece le persone che sono meravigliate sempre di qualsiasi cosa, brave che lo state facendo, brava Viola, brave. Mentre invece le donne che sono sempre state, come me, delle sognatrici, vedete quale formano? Formano le ondine, anche Laura è una sognatrice, eccola là. Quindi queste onde del mare, ok, per poterle distendere, occorre fare proprio come in una digitopressione dei movimenti, perché questo muscolo, ricordatevi che nella medicina estetica viene trattato proprio col botulino, perché è un muscolo piatto rispetto a questi altri muscoli, è proprio un muscolo piatto, è un muscolo molto resistente. Quindi facciamo proprio delle contrazioni muovendo molto le sopracciglia, quindi muovete moltissimo questa zona, dopodiché con le mani proprio nella zona fronte temporale, mettete le mani qui, le altre due dita poggiate qui, quindi in questa posizione così, e cercate di stringere più che potete, però mantenendo un'azione di blocco della parete muscolare della fronte. Quindi questo. E vi dovete sforzare di farlo per un po'. Mentre per il corrugatore, quello che è molto importante è chiaramente quello di cercare di fare questo movimento, cioè dovete cercare di, respirando, allargare le narici proprio come un toro, perché è dovuta proprio alla respirazione. Quindi più fate questo movimento di scarico dell'aria, più si distende tutta questa zona. Avete presente quando Qui. vi sentite, esatto, quando, cioè poi a un certo punto il corrugatore rimane quasi sempre così. Invece voi dovete imparare a allargare, cioè dovete cercare veramente
di allargare quello che fanno i sognatori, che lo fanno sempre e formano queste, per chi è il corrugatore invece difficilmente c'è questo movimento. Quindi è esattamente l'opposto. Spero che queste piccole perle vi possano dare un piccolo aiuto, senza dimenticare ovviamente, no, non devi smettere di sognare, noi dobbiamo continuare a sognare, ricordatevi che le donne governano questo pianeta, che se ne dica, siamo noi quelli che comandiamo questo pianeta, e madre natura non è un uomo, è una donna. E comunque le rughe orizzontali sono le rughe dell'allegria, di chi sorride. Sono quelle verticali che sono quelle della tristezza. Quindi queste della fronte, le onde del mare, ben vengano. Assolutamente. Ben vengano, assolutamente. Così sorridiamo. Assolutamente. Poi, vi dicevo, è fondamentale, prima di iniziarsi a truccare, perché ricordatevi che quello che siamo fuori è quello che siamo dentro. Quindi se noi non siamo bene dentro, non potremo mai essere belle fuori. Si dice spesso che gli occhi rappresentano la porta dell'anima e che dagli occhi si possano riconoscere già una persona, no? Quindi se si fa attenzione allo sguardo si possono notare tante cose, soprattutto quando le persone cominciano a dire le bugie. Ognuno di noi, sono sicura che ha fatto una bella esperienza su questo, quindi non vi devo dare consigli. Però invece è fondamentale ricordarvi quanto sia importante struccarvi tutte le sere. Era proprio lì che infatti vi aspettavo. Struccarvi tutte le sere, almeno una volta a settimana, fare una buona esfoliazione della pelle. Poi correggimi Laura se sbaglio. Fare una bella esfoliazione e idratare tantissimo la pelle. Ricordatevi che la differenza tra la nutrizione e l'idratazione passa il mondo, anche la pelle grassa, quindi anche la pelle come la mia ha bisogno di idratazione. Finalmente lo non ha sento bisogno di nutrimento, ecco, di tanto nutrimento, ecco. Finalmente lo sento dire, perché in genere la pelle grassa non viene considerata come pelle disidratata. Può esserlo e come, anzi, Madonna. perché è in sofferenza, perché è piena di infiammazione a volte, no? Quando sono. Comunque sì, è proprio lì che mi volevo collegare. La pulizia è fondamentale, la detersione. Ancora mi ricollego a quello che dicevamo prima. Viviamo in città che ci rimangono sulla faccia, quindi la sera ci dobbiamo togliere la città di dosso, anche se non siamo truccate. E siccome sono rimasti solo circa 5 minuti, in questi ultimi 5 minuti, capito come vola? Cioè nel mio salotto il tempo vola, io veramente dico vola. C'era un'altra cosa che volevo parlare con te, volevo mettere all'attenzione di tutte le donne che ci stanno ascoltando. Signore, avete letto, avete sentito, vi siete documentati su questa nuova parolina che è venuta fuori proprio causa Covid, ovviamente in maniera ancora più massiccia se ne sente parlare, di HVE. Scritto letteralmente HVE, quindi HIV, sì. Ah sì, giusto, ecco, li ho invertiti, HIV praticamente, hola. Detto questo, Laura, ma realmente quindi questa luce blu di monitor dei telefonini e dei computer ci danneggia la pelle? Guarda, Valeria, domani sul mio blog proprio un post, infatti ecco perché tiriamo fuori questo argomento, un articolo proprio, ho fatto uno studio su questa luce, la luce che è nella luce del giorno, quindi la nostra pelle è abituata, no? Non dovrebbe far male, ma quella che emette il telefonino, lo schermo del cellulare, lo schermo del computer, del tablet, il televisore stesso. Ma noi pensiamo soprattutto ai telefoni, quanto ci stiamo sopra? Poi chi lavora col computer soprattutto emette questa luce blu tradotta in italiano, che va a una lunghezza d'onda, quindi riesce a penetrare tanto quanto i raggi UVA, se non di più. E poi è che noi, il nostro corpo è abituato a gestire la luce naturale. Ecco, adesso sta andando via, arriva la sera, quindi tutti i meccanismi cambiano. Se io invece mi metto col telefonino fino a mezzanotte, fino alle 11, io faccio capire che è ancora giorno, perché Ai continua a crescere recettori, questa perché luce. ricordiamoci che noi abbiamo i recettori, certo. Quindi la pelle
tre tipi di danni. Primo alla pelle, invecchiamento all'indotto, il fotoinvecchiamento che non solo con la luce del sole, ma arriva anche con queste radiazioni. Quindi dobbiamo proteggerci ulteriormente, bloccare questi radicali liberi, questi agenti nocivi che si arrivano, che ci arrivano. Oltre alla protezione, una sorta di filtro, che non è lo stesso filtro solare. Ci sono delle aziende che cominciano a studiare dei filtri da inserire insieme a quello solare. A volte sono semplicemente sostanze antiossidanti. Uno dei più accreditati è l'estratto in cellule staminali di stella alpina, perché contiene una sostanza che si chiama acido clorogenico, che serve proprio a fare da scudo. Se noi pensiamo alla stella alpina in fondo, no? Tu come te la immagini? Come la visualizzi? Sta su una roccia, sotto i raggi del sole a picco perché è in alta quota, poi all'improvviso arriva la bufera di neve, la tormenta, finisce e lei sta ancora lì, bella, carnosa, viva, perché ha tante sostanze che la proteggono. E in botanica gli estratti di stella alpina sono ambiti proprio nelle formulazioni. Quindi molte aziende cominciano a coltivarla, perché è una specie protetta, per estrarre questa sostanza che è funzionalissima proprio per quanto riguarda la schermatura per i raggi blu. Quindi pelle, occhio, sull'occhio stanno studiando i ricercatori, chiaramente, perché arriva proprio dritto per dritto sul fondo dell'occhio. Quindi retina, problemi quindi alla retina. Quindi anche, allora, innanzitutto congiuntiva, infiammazioni, ma pare stanno studiando anche maculopatie e disturbi alla retina. Quindi cominciano ad esserci, sono in commercio, occhiali con lenti schermate. Anche chi ha una lente graduata può chiedere un trattamento antiriflesso proprio per proteggere da questo tipo di raggio. Quindi mi metto l'occhiale e sono protetta. E poi influisce anche sul ritmo sonno-veglia. È quello chiaro. Quanta gente dice io dormo male la notte, a parte adesso in quarantena che siamo tutti agitati, però comunque il telefonino ti tiene sveglio, perché tu mandi il messaggio che è ancora giorno al tuo corpo, pertanto impiega tanto tempo ad addormentarsi. Ma mi chiedo, negli ultimi due minuti che ci sono rimasti, e poi chiaramente saluteremo a entrambe il nostro pubblico, Laura, ma il televisore invece non ha la stessa problematica? Allora, anche il televisore, ma il televisore non ci stai vicino come stai vicino al... Ok, quindi è la vicinanza, cioè quindi se noi guardassimo il televisore, però così anche il televisore ci creerebbe quel problema. Sì, il televisore lo guardi proprio da lontano, quindi non ti arriva. Il computer tu stai a distanza avambraccio, il telefono ce l'hai a questa distanza, è quello il problema, ecco. E poi ci stai tanto tempo, ci stiamo sempre di più per lavoro e per svago. Quindi c'è proprio una skin care che sta crescendo in questa direzione. Guarda, è stata una puntata veramente interessantissima e non ne avevo dubbi. È stato uno scambio proprio di racconti. Sì, di ci promettiamo però, visto che è andata velocissima, che a maggio, quando rifarò, perché adesso sono piena fino al 9 maggio, perché questa cosa sta avendo comunque un suo risultato, quindi molta gente mi scrive perché vuole partecipare, se io l'argomento lo trovo interessante ovviamente lo metto a disposizione di tutte noi donne. Quindi nel frattempo io ti saluto, però ci promettiamo che ci riaggiorniamo sicuramente. Per un'altra puntata insieme, dove magari diamo qualche suggerimento anche alle donne, un pochino più concreto, no? Di quello che può essere il care e trucco. Rispondiamo alle loro domande, alle loro esigenze. Qualche assolutamente. E ovviamente tutte, ma dico tutte, soprattutto in questo momento di quarantena, siete invitate lì dove dovete farmi una domanda a livello di cosmetica sui miei prodotti e qualsiasi cosa. Ricordate che dal mio profilo personale rispondo io, dal profilo di VOR rispondono le mie collaboratrici, prima fra tutte Daniela. Però siamo un team dove il team che è Give Love First. Quindi siamo sempre vicino a tutte le donne che ci scelgono. Quindi grazie. Laura, io ti saluto. Anch'io saluto tutte le persone presenti, è stato veramente una bellissima chiacchierata, un bel momento. Auguri ancora, anche Valeria. Per me, grazie, alla prossima. Ciao Laura. Ciao. Ciao. E io vi saluto, sta per cadere la linea, ma vi ricordo che domani si parla di spose.
e si parla di abiti da sposa con una atelier di Milano che fa delle cose meravigliose. Quindi ci vediamo domani. Vi ringrazio per essere state qui con me anche oggi. Un bacio. A domani. Ciao.